Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni. Di Cantiere Abruzzo. Continua il nostro viaggio nel settore delle costruzioni con un focus sul superbonus del 110%. Oggi interessato dalla riforma di legge approvata al governo e che ha interessato la legge di bilancio. Ne parliamo con il presidente dell'ANCE nazionale Gabriele Buia, con il presidente dell'ANCE Abruzzo Antonio Dintino. Dialogheremo con l'onorevole Fraccaro per valutare quali sono le proposte per migliorare ulteriormente questa riforma e soprattutto andremo nel cuore di un'eccellenza abruzzese e italiana, la di Donato S.P.A. Seguitemi. Fumata bianca, il superbonus 110% sarà prorogato fino al 2023 e forse fino al 2025 con percentuali ridotte. Questo quanto previsto nella nota d'aggiornamento al DEF 2021, ma la conferma dovrà arrivare con la legge di bilancio 2022. Una buona notizia per il settore dell'edilizia, da cui nelle ultime settimane si erano sollevate voci che chiedevano di non sperperare gli sforzi fatti finora. Negli ultimi mesi, infatti, il superbonus è stato l'unico intervento nazionale che ha realmente riattivato il mercato del lavoro nelle costruzioni. E questo nonostante l'ipertrofia regolatoria e nonostante la speculazione sull'aumento dei prezzi, specie quelli di difficile reperimento, che hanno subito un'impennata dei costi di listino già da inizio 2020, quando il superbonus non aveva ancora visto la luce. Lo scopo di questa misura è quello di riqualificare le aree disagiate della città tramite adeguamento sismico e interventi che garantiscano un miglioramento di almeno due classi energetiche con benefici per l'ambiente, per la sicurezza delle abitazioni e per il portafoglio degli inquilini. In Italia l'Istat ha censito 12 milioni e 200 mila edifici residenziali, di questi il 60% è stato costruito prima del 1980 e oltre 5 milioni di edifici hanno più di 50 anni. Il superbonus inoltre non è una misura che avvantaggia i costruttori a discapito delle casse pubbliche. Secondo il rapporto Cresme, quest'anno il PIL del paese crescerà del 6,7%, di cui l'1,6% deriva proprio dall'edilizia. Nel 2021, nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, il sistema paese ha guadagnato quasi 4 miliardi di euro. Complessivamente, negli ultimi 23 anni, da quando sono state introdotte le agevolazioni, il saldo per lo Stato è positivo per circa 36 miliardi. Rimangono però delle criticità. Gli addetti ai lavori chiedono al governo che il superbonus venga messo a sistema per una durata almeno quinquennale, così da dare continuità alla programmazione degli investimenti e alla stabilizzazione delle assunzioni nei diversi settori della filiera. Così come c'è necessità di regole certe e univoche che tutelino i professionisti seri dalla concorrenza sleale. Dovrebbero essere solamente le imprese qualificate a lavorare con fondi pubblici, supportati da adeguati procedimenti di monitoraggio e controllo. Presidente Dintino, una riforma chiara, certa e soprattutto dai tempi determinati per il superbonus che rappresenta una svolta per l'Italia. Ci si aspetta un PIL, un incremento del PIL del 15%. Cosa si auspica per il futuro? Beh, noi l'aumento del PIL del 15% l'abbiamo avuto nell'ultimo mese e questa è una grandissima cosa. Dire che una riforma è chiara e certa è una parola molto molto grande. Sicuramente il 2023 è
un contentino, ma queste misure devono essere messe strutturali. Soltanto così possiamo creare quello sviluppo sano e concreto. In questo modo è come se mettessimo a fuoco soltanto paglia. La sostenibilità viene intesa come un settore chiave per la ripresa economica. Quanto il Superbonus insieme al Sisma Bonus avviano l'Italia verso questa nuova via per il futuro? Beh, sicuramente questa è la vera ragione per cui noi abbiamo l'Ecobonus. L'Ecobonus nasce dalla priorità e dal bisogno di risparmiare inquinanti in atmosfera. Siccome l'involucro edilizio, la nostra casa, inquina per il 40% sulle emissioni di CO2 in atmosfera, è giusto che si inizia proprio dalla nostra casa. Quindi il 110 non è soltanto green, ma è soprattutto ecosostenibile. Siamo in un momento di grande fermento, il PIL italiano assume dei ritmi di crescita davvero vertiginosi e sicuramente auspicati dalla maggior parte delle parti sociali coinvolte in questo rinnovamento del settore, ma è anche vero che le riforme non sono proprio quelle che l'ANCE auspicava. In che modo lei e soprattutto l'associazione che rappresenta vede il futuro delle costruzioni in Italia in questo momento? Ma intanto dopo 12 anni di crisi continua di settore, dove la politica si era praticamente dimenticata del mondo di costruzioni sottraendo continuamente investimenti, e questo da noi è stato più volte denunciato, oggi vediamo finalmente una manovra di bilancio espansiva che tiene conto effettivamente della validità e della valenza di questo settore, che è strategico per la crescita del nostro PIL. Abbiamo davanti delle misure importanti, sicuramente grandissimi investimenti per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono 220 miliardi, di cui 108 sono bene o male, arrivano a interagire con il mondo delle costruzioni, pertanto cifre che l'Italia non ha mai visto, se ipotizziamo di realizzare tutte queste opere entro il 2026, come prevede l'accordo con l'Europa. Pertanto abbiamo davanti sicuramente un periodo molto intenso, di forte impegno, l'abbiamo detto, noi ci sentiamo partner del governo in questo momento per far crescere il paese, e grazie anche a tutta la filiera del mondo delle costruzioni, che è la più grande del settore industriale italiani, e come tali, ripeto, abbiamo questa sfida da cogliere, la vogliamo cogliere con entusiasmo, ci vogliono però le condizioni affinché questo sia realizzabile, perché sicuramente non dipende tutto da noi, ma effettivamente non possiamo dire che il mondo delle costruzioni oggi non abbia davanti un periodo di forte impegno con delle programmazioni di investimenti finalmente corposi come chiedevamo da tempo. Ci vogliono non soltanto le condizioni ma anche le competenze sia in materia di progettualità, perché tante risorse devono essere destinate e devono essere destinate in pochissimo tempo. A gennaio abbiamo la prima scadenza per poter presentare i progetti all'Unione Europea, e dall'altra parte l'ANCE auspica anche una qualificazione degli operatori che intervengono nel mercato. Ci spieghi meglio questa vostra proposta? Ma vede, per quanto riguarda i grandi investimenti pubblici in generale, come dicevo, dei 108 miliardi, le imprese che sono chiamate a operare con la pubblica amministrazione devono essere sicuramente imprese qualificate. Quello che fa specie è che dall'altra parte, sul mercato interno, di cui praticamente l'operatività dipende da quei 108 miliardi, perché ricordo a tutti che le risorse per quanto riguarda tutti i bonus dell'edilizia, i super bonus al 110 e tutti i bonus ordinari, in parte sono ricomprese in questi 220 miliardi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bene, per quelle risorse che sono
una quantità di miliardi sicuramente superiore a quello che potrebbero essere gli investimenti che lo stesso Stato attua nel cratere dell'Italia centrale del terremoto, per dare un esempio. Beh, per quelle risorse non è chiesto una qualifica di impresa, una specificità di impresa, cosa che invece è richiesta per tutte le altre opere. E questo noi l'abbiamo sottolineato perché in questo momento di forte effervescenza si stanno proponendo sul mercato una serie di società non qualificate, senza dipendenti, che sta drogando il mercato. Tenga conto che negli ultimi 3 mesi si sono iscritte società senza neanche un dipendente alle Camere di Commercio per 6.000 nuove società. È una cifra altissima in proporzione. Questa non è qualità d'impresa, non dà sicuramente assicurazioni su quello che guarda le tematiche per l'infortunio nei luoghi di lavoro, visto che chiaramente il governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica si sono espressi con tantissima preoccupazione su questo. E io e voi a questo punto vogliamo sapere, che per quanto riguarda questa materia, per cui la sicurezza nei luoghi di lavoro, se la politica utilizza degli slogan quando si verifica un nuovo infortunio nei cantieri in generale, oppure hanno la volontà di risolvere il problema. Imprese improvvisate non possono dare qualità, non possono garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, non possono garantire i committenti stessi, cioè i condomini per quanto riguarda tutti i bonus edilizi, perché in ogni caso sono imprese che aprono e chiudono e non hanno professionalità tale da garantire queste almeno per quanto riguarda i condomini, che sono la parte debole. E io sto invitando la politica a prendere chiare e precise decisioni su queste tematiche se vogliamo veramente dare tranquillità ed impedire che, come purtroppo è accaduto, che l'Agenzia delle Entrate esca dicendo che abbiamo avuto 1 miliardo di frodi, perché questo veramente impoverisce un mercato che penso che debba essere invece altrimenti valutato molto di più di quello che è stato fino ad oggi. Non solo, c'è un altro grido di allarme che si solleva dal mondo delle costruzioni, di cui abbiamo parlato nel nostro ultimo appuntamento di Cantiere Abruzzo, che è quello dell'assenza di una qualificazione professionale da parte dei dipendenti di queste aziende. Quindi si parla di un mercato drogato, saturo. In che maniera possiamo riuscire a limitare un impatto così forte di un settore affinché questo non si riveli poi una bolla come si trattò qualche anno fa per il mercato del settore energetico? Sì, il problema è sempre quello della bolla e della carenza di formazione. Quello che dicevo poc'anzi era una sottolineatura che vi dicevo io ho fatto alla politica, al legislatore, al governo in questi ultimi giorni per sottolineare la necessità di intervenire sulla qualificazione delle imprese. Ma non solo, come ha detto lei, questo si sottolinea ulteriormente per il fatto che le imprese qualificate, le imprese che rispettano il contratto delle costruzioni dell'edilizia, sono obbligate a rispettare un ciclo formativo e di professionalità dei propri dipendenti. Pertanto chi applica il contratto sa che e utilizza i dipendenti che sono professionalizzati. Chi non applica il contratto vive la giornata e manda le maestranze senza nessuna formazione per la sicurezza e formazione specifica anche sulla qualità delle opere che si va ad eseguire, che è preoccupante. Pertanto il mondo delle costruzioni, quello buono, come ripeto, atto una serie di formazione continua che è un fiore all'occhiello delle nostre attività. Lei può immaginare come si fa a pensare che su tematiche come la sicurezza sismica, maestranze senza un controllo dedicato, senza una professionalità statuita, possano mettere mani a tematiche come questo, con imprese che hanno una stanza e un telefono. Guardate, questo non è il mondo delle costruzioni, purtroppo scontiamo questo sistema di mercato che, come ha detto lei, è un sistema drogato, perché non può essere mantenuto come in questo modo. È veramente deplorevole che il legislatore permetta ancora oggi che basta iscriversi alle Camere di Commercio per essere costruttori, alla luce di tutte le incombenze, gli oneri e gli adempimenti che un'impresa di costruzione oggi deve avere per restare sul mercato. Insomma, questo non è accettabile. Quali sono le richieste che state portando avanti?
Beh, purtroppo, lo dico purtroppo perché siamo in una fase di contenimento, nel senso che noi avremmo voluto concentrare le nostre richieste relative al superbonus, che ricordo è una misura del Movimento 5 Stelle, voluta dal Movimento 5 Stelle, le richieste per aumentare la qualità di questo, degli interventi che gli operatori ogni giorno si cimentano a fare relativi al superbonus. Volevamo aumentare la qualità di questa misura, per esempio richiedendo delle certificazioni per le aziende che fanno lavori grossi, richiedendo per un utilizzo di materiali sempre più performanti, richiedendo magari il 110, utilizzare il 110 per fare misure che portino la classe energetica alla classe più elevata e non alla classe intermedia. Quali possono essere quindi secondo voi i fattori chiave per rendere strutturale una ripresa italiana e orientarla sul tema della sostenibilità? Cioè, se è vero che in questo momento il superbonus è un fattore trainante dell'economia, c'è però necessità che questo fattore trainante stabilizzi un settore e soprattutto lo orienti verso il futuro e non verso un passato di cui forse in un qualche modo stiamo ancora pagando lo scotto. Quali sono secondo voi quindi i fattori che possono determinare il successo di questo passaggio assolutamente epocale per la nostra storia? Il fattore è il tempo, il fattore più importante è il tempo. Noi siamo un paese che non fa da 20 anni politica industriale. Forse non è neanche necessario chiedere troppo a un governo di adottare una politica industriale, forse chiedere troppo a questo paese, ma almeno permettere alle imprese di poter fare una politica industriale, cioè investimenti programmati, solo così può crescere il nostro tessuto industriale, dando la possibilità alle imprese di programmare il lavoro per il futuro. Quindi solo dando una prospettiva certa e stabile di quello che saranno gli incentivi nei prossimi anni, possiamo rendere, non dico strutturale la misura, ma strutturare il percorso delle nostre imprese, con la consapevolezza che deve accompagnare questo percorso, che se vogliamo crescere sia a livello di economia reale, sia a livello di posti di lavoro, noi dobbiamo trasformare piano piano tutti i nostri settori produttivi in settori sostenibili dal punto di vista ambientale. Lo stavamo facendo alla grande, alla grandissima, sul settore delle costruzioni e adesso già tiriamo indietro la leva. Il superbonus dimostra esattamente questo, che se si trasforma un settore in un settore green, quel settore trascina l'economia, crea posti di lavoro e fa crescere le imprese. Lo abbiamo fatto con un incentivo così importante come il 110, perché questo è l'incentivo che si richiede al settore dell'edilizia privata, ma in altri settori sono sufficienti incentivi ed aiuti più bassi di diversa natura, ma non abbiamo nemmeno la possibilità di discutere la trasformazione degli altri settori, perché già ci stanno rovinando quello che abbiamo fatto in questo settore. E come sempre in Italia facciamo il primo passo in maniera innovativa rispetto agli altri paesi europei, poi non proseguiamo in quella direzione ma tiriamo indietro, con la conseguenza che noi inventiamo le cose e poi gli altri ci copiano e ci superano. Sarebbe un errore fatale, quindi stiamo lavorando al Senato, dove è in discussione questa legge di bilancio che sul superbonus non è soddisfacente, per togliere questi elementi di instabilità e migliorare la norma, io spero in maniera molto rapida, perché poi cosa succede? Questo è un paese veramente che non ha a certi livelli la consapevolezza di cosa vuol dire essere imprenditore, a mio avviso. Cioè, abbiamo imprenditori che non sanno adesso dove cedere, se potranno cedere i crediti, perché nel frattempo è arrivato anche un decreto truffe che ha bloccato tutto, che non sanno del loro futuro. Questo significa mettere in ansia gli imprenditori, le famiglie e i lavoratori. Ed è un atteggiamento del tutto scorretto verso un settore che invece richiede oggi certezze, perché il futuro non è così positivo come forse qualcuno lo dipingono. Con l'aumento delle bollette, del costo dell'energia e dell'inflazione, noi dobbiamo mettere in sicurezza i settori che oggi funzionano e le misure che funzionano, non tagliarli. In questo scenario così incerto, quanto pesa la burocrazia? Sì, ha pesato soprattutto all'inizio.
Perché è un intervento 110 mette insieme veramente un sistema paese per ogni singolo intervento. Consideriamo che per fare un'opera di ristrutturazione su una piccola abitazione comunque intervengono il comune, interviene la ditta, la famiglia che ci vive, gli asseveratori, quindi i professionisti, la banca a cui bisogna accedere, quindi è un intero sistema che deve lavorare con soldi pubblici, è un investimento pubblico di fatto, con tanti soggetti, quindi la burocrazia è necessariamente è ineliminabile sotto un certo livello. Inizialmente questa nuova modalità di approccio, anche di lavoro di squadra, ha creato difficoltà, ma adesso gli imprenditori erano partiti perché si erano organizzati, la burocrazia era, comunque il sistema burocratico si è stato snellito, semplificato, e abbiamo visto dei numeri impressionanti soprattutto negli ultimi 6 mesi che adesso si bloccano. Quindi nel momento in cui capiamo come fare e facciamo bene, si blocca tutto. È volersi male, è un paese in cui diciamo che si cerca l'infelicità anziché la felicità, cosa per me incomprensibile. Più che la burocrazia sono forse i burocrati che bloccano tutto. Antonio Di Donato, è ormai acclarata una proroga della scadenza del superbonus, in particolar modo in riferimento ai condomini. Quanto è soddisfatto della riforma varata dal governo? Ma è soddisfatto, direi molto, nel senso che la nostra azienda, come tutto il settore, ha beneficiato di una spinta come non si vedeva sicuramente negli ultimi 15-20 anni almeno, per cui i risultati sono ovviamente ottimi. Ai noi non sono solo luci, ma sono anche ombre, tuttavia chiaramente apprendiamo con molta fiducia e chiaramente con molto ottimismo la proroga che è stata insomma recentemente comunicata. Tra le tante ombre che emergono nel mercato delle costruzioni, sicuramente la più lampante è relativa all'approvvigionamento delle materie prime. Assolutamente sì, anche qui c'è stato un sostanziale aggravamento per quanto concerne il reperimento delle materie prime e i relativi costi, perché in effetti per quanto ci riguarda c'erano già delle problematiche relative ai polimeri, per cui alle resine che utilizziamo per la produzione di pitture e vernici, e a queste problematiche sono aggiunte poi quelle connesse al reperimento dei materiali isolanti, quindi in primis per quanto concerne l'EPS, il polistirolo che viene utilizzato per il sistema a cappotto. Diciamo che ogni giorno è una continua ricerca nel cercare di appunto approvvigionarsi delle quantità che occorrono per soddisfare la richiesta. Quali sono i servizi che offrite nel settore delle costruzioni, in particolar modo del superbonus, e in che modo cercate di distinguervi rispetto ai vostri concorrenti? Ma noi abbiamo preso particolarmente in anticipo le attività di programmazione e pianificazione commerciale e tecnica per quanto concerne il superbonus. Pertanto, oltre ad aver acquisito tutte le certificazioni necessarie per il sistema, che oggi quindi beneficia di tutti gli standard necessari per garantire alla committenza le migliori prestazioni in termini di isolamento termico, oltre a queste abbiamo avviato e siamo quindi in prossimità di ricevere anche qui le certificazioni, abbiamo avviato lo sviluppo di alcuni prodotti molto specifici che garantiscono delle prestazioni assolutamente migliori dello standard e che attualmente possiamo proporre unicamente noi in ambito nazionale. Oltre a questo abbiamo per certi versi convenzionato alcune imprese con le quali siamo in rapporti già da molti anni e quindi siamo in grado, ove necessario, di fornire sia il sistema a cappotto che anche la manodopera per il montaggio. In quali paesi esportate, in quali paesi operate e svolgete le vostre attività? Ma noi operiamo in diversi paesi, ad oggi sono 22, per cui andiamo dal Medio Oriente, l'Est Europeo, l'Europa Occidentale, Stati Uniti, abbiamo dei distributori anche in Australia, quindi attualmente abbiamo un'attività internazionale particolarmente, direi, attiva ed in costante fermento.
Sono quindi poche le difficoltà che avete riscontrato a livello internazionale dovute alla pandemia? Ma sì, seguiamo purtroppo un po' le oscillazioni dovute ai numeri del contagio, per cui le varie aree che copriamo con i nostri distributori subiscono né più né meno che le flessioni dal punto di vista economico riguardo appunto a ciò che accade a livello di numero di contagi. E oggi molti analisti hanno inserito, ci risulta, il numero di contagi nazionale all'interno dei macro indici che occorrono per predire le imminenti evoluzioni anche dal punto di vista economico, quindi in effetti è un dato essenziale di pianificazione con cui bisognerà fare i conti. In questo momento storico così complesso eccelle però il Made in Italy e la Di Donato può esserne appunto una testimonianza. Ah sì, il Made in Italy gode ancora di ottima salute, noi siamo assolutamente ben inseriti in tutto il trend appunto che gode di tutto ciò che viene attribuito in termini positivi al Made in Italy, dal momento che produciamo finiture per edilizia, quindi c'è tutto l'aspetto un po' creativo dei colori che è tipico del sistema Italia. Ecco. Ingegnere Di Donato, quali sono le caratteristiche del cappotto della Di Donato S.p.A.? Il nostro sistema di isolamento termico a cappotto è un sistema che è in fase di certificazione mediante il CNR di Milano. Come è costituito il nostro sistema? Nel nostro sistema sono presenti innanzitutto un collante rasante cementizio fibro rinforzato utilizzato sia per l'incollaggio dei pannelli isolanti sia per l'allettamento e la finitura dei vari degli stessi pannelli. Oltre al collante sono presenti due diversi tipi di isolanti. Abbiamo a che fare con isolanti tipo EPS, quindi polistirene espanso sinterizzato, e con la lana di roccia. Tutti i pannelli che sono utilizzati all'interno del nostro sistema sono pannelli certificati, ossia rispondenti ai criteri CAM, criteri minimi ambientali. Questo è uno dei requisiti principali per poter accedere al Superbonus 110, secondo quanto riportato nel decreto legge 34 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio. Oltre a questi pannelli abbiamo poi un sistema di fissaggio meccanico costituito da tre tipologie. Un tipo che riguarda i tasselli a percussione con stelo in plastica, tasselli a percussione con stelo metallico e tasselli ad avvitamento con stelo metallico. La scelta di questi tasselli dipende dal tipo di supporto dove deve essere applicato il rivestimento, sia dal tipo di isolante. Poi abbiamo anche due diverse tipologie di reti in fibre di vetro per aumentare la resistenza meccanica del sistema. Ne abbiamo di due tipologie, una da 150 grammi per metro quadro e l'altra da 160 grammi per metro quadro. Entrambe sono resistenti agli alcali. Infine, per quel che riguarda invece la finitura del rivestimento a cappotto, abbiamo delle finiture di tipo organico. Le finiture sono costituite essenzialmente da due diversi fondi e da tre rivestimenti, appunto. I due fondi sono sempre acril silossanici con due diverse granulometrie da 100 micron e da 1 millimetro. Mentre invece i rivestimenti sono di tre tipologie. Abbiamo il rivestimento acrilico antialga, disponibile in tre diverse granometrie e quindi tre diversi spessori per l'applicazione. Un rivestimento acril silossanico antialga, che rispetto al precedente ha delle proprietà, idrorepellenti e di permeabilità al vapore sicuramente superiori. L'ultimo prodotto, che è quello anche più interessante in questo momento, è il rivestimento stili di vertigo.
La Di Donato è stata forse una delle prime aziende, diciamo, in Italia a certificare, ad inserire all'interno del pacchetto certificato cappotto un rivestimento di questo tipo. Questo è un rivestimento decorativo, abbastanza versatile, dove è possibile realizzare la decorazione di facciate utilizzando uno degli 11 stili applicativi che sono stati messi a punto dalla Di Donato e riportato sopra i manuali tecnici. È un prodotto che può essere applicato con vari strumenti, a partire dal frattazzo metallico, frattazzo in plastica, con il filfo sé, pettine mille righe, spugna marina e quanti altri. Una cosa molto importante da dire è anche questa, che con questo prodotto è possibile diciamo, decorare le pareti intere, ma è anche possibile decorare e quindi dare un tocco di design alla facciata andando a decorare soltanto alcuni elementi costruttivi, come per esempio può essere un cornicione, può essere un marcapiano, può essere una colonna oppure un pilastro. Con questo prodotto poi è possibile realizzare una serie infinita di colori, quindi una gamma di colori molto importante, e possono essere realizzati questi colori con il sistema tintometrico, il nostro sistema tintometrico Kaleidos, che ha appunto delle paste coloranti resistenti all'esterno e che consentono di avere una durata nel tempo molto importante. Tutti i rivestimenti della Di Donato SPA sono certificati, anzi la Di Donato è stata la prima azienda italiana ad aver ottenuto una certificazione. Entriamo nel dettaglio. Tutto ciò che produciamo all'interno dei nostri stabilimenti è poi a disposizione dei nostri clienti all'interno dei centri Working Colors, dei centri di edilizia leggera di proprietà del gruppo Di Donato, all'interno dei quali appunto mettiamo a disposizione dei nostri clienti le nostre pitture, vernici, smalti, pitture decorative, ovviamente il nostro sistema a cappotto termocoatex, oltre che le malte, rasanti e tutta quanta una serie di commercializzati per servire la nostra clientela a livello di cantieristica a 360 gradi, quindi dai cartongessi alle impermeabilizzazioni a tutta quanta quella che può essere l'accessoristica di tipo professionale, elettroutensili, pennelli, rulli e quant'altro possa essere utile per i nostri clienti. La denominazione dei nostri punti vendita Working Colors ci dice molto di quella che è la nostra offerta commerciale, quindi sostanzialmente non solo cantieristica, edilizia a livello professionale, ma anche attenzione a tutto quello che è il mondo del colore, tendenze di mercato, nuovi blend, nuove proposte a livello cromatico, che chiaramente riusciamo a intercettare e tentiamo di soddisfare tutte quante quelle che sono le esigenze dei nostri clienti attraverso un progredito sistema di tintometria e una proposta sempre ricercata e innovativa. All'interno dei nostri punti vendita ci sono degli showroom che vogliono essere uno spunto per la nostra clientela a livello estetico e cromatico, nostra clientela che per quella che è la nostra filosofia va dalla grande impresa edile all'applicatore, al tecnico, quindi l'architetto piuttosto che l'ingegnere, fino al cliente privato che ha intenzione di rinnovare la propria abitazione e che qui può trovare degli spunti interessanti per essere sempre al passo con i tempi. Ad oggi sono tre i centri Working Colors operativi sul territorio e sono ubicati a Montesilvano, a Cappelle sul Tavo e a San Buceto. E nel primo trimestre del 2022 sono previste due nuove aperture a Lanciano e a Teramo e sicuramente non ci fermeremo qui perché l'intenzione è quella di crescere come catena di negozi e essere sempre più vicini alla nostra clientela sul territorio abruzzese e non solo. Quali sono le nuove scadenze previste dalla legge per il Superbonus?
Il passaggio parlamentare della legge di bilancio 2022 è un momento cruciale per il superbonus. Questo bonus, infatti, nato con il decreto rilancio e modificato dal decreto semplificazioni, dovrebbe ulteriormente cambiare in termini di scadenze con le modifiche che saranno apportate alla legge di bilancio in discussione, soprattutto con riferimento alle case unifamiliari. Infatti la legge prevede una proroga differenziata per il superbonus, una proroga fino al 2023 per i condomini e gli edifici fino a 4 unità immobiliari anche se dello stesso proprietario, una proroga sino al 2025 per i condomini e gli edifici fino a 4 unità immobiliari, ma con un'aliquota decrescente pari al 70% nel 2024 e al 65% per il 2025. Una proroga fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli immobili di proprietà di cooperative ed ex IACP, naturalmente considerando sempre la condizione che sia stato effettuato almeno il 60% delle spese entro il 30 giugno 2023. Un discorso a parte va fatto per le case unifamiliari, infatti per questa tipologia di abitazioni è prevista una proroga sino al 31 dicembre 2022 solo nel caso in cui sia stata presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILAS, entro il 31 settembre 2021. In caso contrario, la proroga sarebbe concessa solo per le case unifamiliari che rappresentano l'abitazione principale di un nucleo familiare che abbia un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro. Si precisa che in particolare l'introduzione di una proroga limitata per le case unifamiliari ha riscontrato numerose critiche anche all'interno della stessa maggioranza. Pertanto, proprio questa tipologia di abitazione potrebbe essere oggetto di revisione durante l'iter di approvazione della legge, che conviene tenere sotto controllo. Lo scorso 12 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge numero 157 antifrode, recante le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Quali novità comporta per il superbonus e gli altri bonus fiscali? Scopo fondamentale del decreto antifrode, già in vigore dal 12 novembre scorso, è quello di porre un freno alle frodi relative alla detrazione e alle cessioni di crediti per lavori edilizi. In particolare, il decreto, con specifico riferimento al superbonus, prevede l'estensione dell'obbligo del visto di conformità, che prima era previsto solo per cessione del credito e sconto in fattura, anche all'utilizzo diretto del superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri bonus, invece, il visto di conformità è necessario solo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Sempre lo stesso decreto ribadisce la necessità di un'asseverazione della congruità delle spese sostenute rilasciata da un tecnico abilitato. Ulteriori misure in questo decreto riguardano poi l'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l'articolo 2 del decreto antifrode prevede che l'Agenzia dell'Entrata, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere fino ad un massimo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di queste cessioni, anche successive alla prima già inviata, e delle opzioni inviate alla stessa agenzia che presentano dei profili di rischio. Sempre in relazione al controllo delle agevolazioni del superbonus 110 e degli altri bonus, vengono poi in generale rafforzati i poteri dell'Agenzia dell'Entrata, che per il recupero degli importi versati e non dovuti può procedere con un atto di recupero. Infine si segnala che, sempre su questo argomento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare specifica, la 16E, nella quale è possibile trovare approfondimenti e indicazioni ulteriori.
Per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea, con il sostegno di Ecosism, Di Donato S.p.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni.